A causa dei cambiamenti climatici, i ghiacciai sono sempre più a rischio, come nel caso del calderone, il ghiacciaio più a sud d'Europa che ogni anno si assottiglia di un metro. Giuseppe Rizzo. A 2600 metri di quota, solo questo elicottero speciale dei Vigili del Fuoco riesce a portare fin quassù gli attrezzi necessari a studiare il ghiacciaio più a sud d'Europa. La trivella attraversa gli strati del calderone, che perde un metro del suo spessore ogni anno, rischia di scomparire presto. Si scava fino a 27 metri. E questa è la profondità massima dell'ultimo ghiacciaio appenninico. Solo pochi anni fa sarebbe stato necessario scendere molto di più per raggiungere la roccia. Siamo arrivati al bedrock di questa carota del calderone, 27 metri di ghiaccio che ci racconteranno il clima e l'ambiente di quest'area mediterranea. Prelevati i cilindri di ghiaccio che per i ricercatori sono come un libro antico, permetteranno di conoscere la storia di queste cime e del loro prezioso manto bianco. Abbiamo cominciato a trovare delle porzioni vegetali e anche alcuni piccoli resti di insetti che sarà appunto interessante vedere se è possibile datarli. L'operazione è stata più difficile del previsto. Le alte temperature hanno reso il ghiaccio intriso d'acqua, difficile da perforare. Ora comincia lo studio dei campioni prelevati, testimonianze uniche raccolte prima che del calderone non resti più traccia.